Paolo usa un'espressione e dice: ed ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme. Un uomo che è stato liberato da Dio, è stato liberato dal potere del peccato, dal potere del male, che si definisce legato dallo Spirito. Voglio ricordarvi che quando Paolo inizia alcune delle sue lettere, per esempio l'Epistola ai Romani, lui di se stesso dice: Paolo, servo di Cristo Gesù. Allora voglio considerare con voi questa schiavitù di Paolo verso Cristo, che deve essere la nostra schiavitù, il nostro essere servi di Dio, che lasciano i loro progetti, lasciano le loro idee, i loro sogni e si sottomettono pienamente a Cristo, alla sua volontà e al suo disegno per la nostra vita. La prima considerazione riguarda il fatto che questa schiavitù è volontaria. Non dice legato dallo Spirito sono trascinato a Gerusalemme, ma legato dallo Spirito decido di andare. Sembra una contraddizione, ma in realtà lui sta dicendo che è schiavo di Cristo per sua volontà. Ora, il Signore non vuole dei servi forzati, ma vuole degli schiavi volontari. Non solo qui è ribadita la volontarietà della schiavitù, ma anche la fiducia di questo schiavo di Cristo. Qui è scritto: legato dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere le cose che lì mi accadranno. Dio non mi ha dato il programma, Dio non mi ha detto nei dettagli cosa succederà, ma nonostante questo io continuo ad essere legato dallo Spirito, cioè continuo ad essere arreso alla volontà dello Spirito, perché mi fido di Lui, mi fido di Dio, mi fido del pensiero di Dio, del piano di Dio, dello scopo di Dio per la mia vita. È una resa completa, è un arrendimento pieno nelle mani di Dio. Notate che Paolo una sola cosa sa, che dovrà affrontare delle difficoltà. Ora, noi non sappiamo quello che Dio ha preparato per la nostra vita personalmente, ma una cosa la sappiamo, Gesù ce l'ha detto. Vedete, Gesù è stato chiaro con noi, perché non voleva illuderci, e ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma ha anche detto un'altra cosa: fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Perché sappiamo chi egli è, sappiamo in chi abbiamo creduto e abbiamo la consapevolezza che egli è potente ed ha il potere di sostenerci e custodire il deposito che ci ha dato fino al giorno di Cristo Gesù. Ecco quindi che la mia schiavitù a Cristo è una schiavitù consapevole. Mi sono dato a Lui perché l'ho conosciuto, perché mi fido di Lui, perché lo amo, perché so che è un buon padre, perché so che si prenderà cura di me. Quando noi scegliamo per Gesù, il Signore ci aiuterà, ci sosterrà, ma noi vogliamo decidere questa sera di essere schiavi legati di Cristo Gesù. E quando la nostra vita è arresa pienamente nelle mani di Dio, noi vedremo il frutto dell'opera del Signore nella nostra vita e il frutto dell'opera di Dio attraverso la nostra vita. Che Dio ci dia grazia di dire sì questa sera al Signore, un sì pieno, un sì consapevole, un sì volontario. Signore, io ti voglio appartenere, non ti voglio appartenere soltanto per un tempo, ma ti voglio appartenere tutti i giorni della mia vita, ti voglio servire tutti i giorni della mia vita, dovunque tu mi chiami, qualunque cosa tu mi chiami a fare,
voglio glorificare il tuo nome perché ti ho conosciuto. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Salvatore, a te voglio dare tutta la gloria, ora e per sempre. Amen.